tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Il video di oggi non sarà un tutorial come quelli che faccio di solito, ma è un video in cui vi voglio mostrare questo album. Album che ho fatto un po' di tempo fa, ma ho aspettato a pubblicare il video perché era un regalo per un compleanno. E quindi chiaramente ci tenevo che la persona interessata lo ricevesse e lo vedesse per la prima volta prima magari di pubblicare un video e togliere la sorpresa. Questo è un album che ho realizzato con le carte della marca Scrap Boys, marca per la quale ho collaborato per un periodo come parte del team design. E quindi ho deciso di utilizzarle perché mi sembravano proprio adatte per diciamo questa occasione. L'album ve lo faccio vedere, voglio farvelo un po' vedere così nel particolare. E allora, questo è un album che chiaramente richiede un po' di tempo per la realizzazione, quindi non sono riuscita a combinare il tutto, quindi fare l'album, fare il video e fare anche il tutorial. Ed è per questo appunto che non l'ho fatto. Però non escluso che in un momento magari di tranquillità non possa pensare di fare un tutorial su un album di questo tipo, magari lo dividerò in più parti, anzi se può farvi piacere l'idea, al limite scrivetemelo nei commenti che vedo un attimino come regolarmi. Questo album ha questo tipo di chiusura, ho utilizzato questi blocchi che sono anche calamitati, vediamolo nel particolare nell'interno. Qui ho realizzato una tasca che poi ho decorato con un semplice fiocchettino con del nastro e qui ho fatto due tag che ho lasciato da una parte libere, sempre con la mia solita carta che uso in tutti i miei album per poter eventualmente attaccare delle foto. L'album è composto da quattro pagine di due tipi diversi, quindi ci sono due pagine, sono uguali due a due. Quindi questo è il primo formato di pagina dove ho messo, vedete, questo soffietto che ho bloccato con la calamita e che dà la possibilità di inserire queste sei foto. Ogni pagina è munita di una tag che ho realizzato in questo modo, sempre per dare la possibilità di incollare una foto. E sul retro ci sono delle tasche dove poi ho inserito dei particolari per abbellirle. Questa è una delle buste del mio pacchetto digitale che trovate sul mio negozio, nel mio negozio Etsy. Vi lascerò al limite i link nella descrizione, vi lascio i link di tutto quello che ho usato, insomma, se vi interessa di tutto quello che vedete. Questa invece è il secondo tipo di pagina dove ho creato queste. Cioè, lo sposto un po' perché non si vede, ecco, dove ho creato queste taschine dove poter andare ad inserire le foto che anche qui poi ho bloccato con le calamite. Il tutto incollato su una tasca, vedete qua, dove poi sono andata ad inserire i miei soliti bigliettini con la possibilità di scrivere, di attaccare qualcosina. Questo è uno dei fiori del mio kit digitale. Guardate che rimangono carini, che ho fatto di tutti i colori, quindi si possono abbinare a tutte le carte. Io praticamente li utilizzo dappertutto perché c'è qualsiasi colore, si abbina con qualsiasi carta. Qui ho fatto, qua c'è il fiocchettino, adesso lo andiamo a smontare. Ho fatto un libricino, vedete, con la carta sporcata con il tè che ho poi legato insieme con del filo da ricamo e bloccato così con delle tag per renderlo più carino. Lo vado a rimontare dopo. Anche qui abbiamo la nostra tag più grande, quindi per una foto più grande. E qui abbiamo di nuovo una tasca. Ci sono i miei portafoto. Qui ho un altro libricino come quello che vi ho fatto vedere prima, non sto a smontarlo, anzi ve lo faccio vedere bene da vicino col fiocchettino che è carino.
E qui ho la stessa pagina di prima, però ho invertito la posizione del soffietto per le foto. Ma questo a parte per cambiare un po', ma anche per un altro motivo, perché vedete che questo rimane verso l'alto, quindi crea spessore nella pagina verso l'alto. Questo per evitare di creare tutti gli spessori nella parte alta, l'ho fatta al contrario, in modo che dà un po' più di uniformità all'album. E quindi qua abbiamo di nuovo le sei posizioni per le foto con la calamita. Qui c'è una parte dove si può inserire qualcosa, la tag. Qui ho decorato anche qui con, poi ho utilizzato dei fiorellini e dei nastrini semplici, perché visto che la carta era particolarmente decorata, non aveva bisogno di ulteriori abbellimenti. Qui ho fatto un libricino con, vedete, questa è una delle mie etichette che trovate nel kit digitale, etichette frasi positive sul mio canale, sul mio shop online. E qui c'è una tag. Qui abbiamo la seconda pagina con il posto quadrato per le foto, ve lo riapro di nuovo così se non si vede bene, chiuse anche queste con le calamite, e qua di nuovo i miei riempimenti. Tag laterale, e chiudiamo con tasca e le due tag, e anche qui sul posteriore ho creato una tasca che ho decorato poi con un fiore e con del nastrino, e dove ho messo due bustine del mio kit digitale delle buste, dove uno può inserire poi quello che preferisce, e un'altra tag. Poi un'altra cosa che vi faccio vedere è che ho sparso qua e là sull'album, vedete, con il distress, il semplice distress vintage che uso dappertutto, e con uno stencil ho ulteriormente decorato alcuni particolari. Per esempio, anche qui vedete che ho fatto questa decorazione. Quindi rimettiamo le bustine, rimettiamo dentro le tag, e questo è l'album chiuso in questo modo con il mio blocco con la calamita. Ve lo faccio vedere bene da vicino sul frontale. Qua l'ho decorato con dei fiorellini. Questo è un timbro, questa è una chiave di metallo che ho incollato, e questa è una S che è l'iniziale della persona a cui è stato regalato. Il video di oggi è stato brevissimo perché è stato solo appunto un video di dimostrazione, però spero che l'album vi sia piaciuto e che comunque possiate prendere uno spunto eventualmente per farlo da sole, oppure vedremo poi in un futuro di fare un qualcosa del genere. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e poi decideremo sul da farsi. Detto questo, non mi resta che augurare come al solito buona creatività a tutti, e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!